Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è 22 settembre, siamo di venerdì, quindi siamo vicini alla fine settimana, l'anno è quello del 2023, le ore sono le 7 e un minuto. Ebbene, iniziamo subito la nostra rassegna stampa questa mattina a partire dal Santo del Giorno. E vediamo che si festeggia un santo antico, perché visse durante l'epoca romana, ma il cui nome è ancora oggi molto, molto popolare. Si tratta di San Maurizio. Eccolo qua, lo vediamo. San Maurizio era un soldato, comandava una legione, una legione eh, che aveva un nome anche importante, la legione tebana, forte di 6600 uomini. Pensate, erano tutti cristiani, tutti si erano votati, si erano convertiti al cristianesimo. Però erano i tempi di Diocleziano e quindi della sua persecuzione, intimati a tutti di sacrificare agli dèi. E I soldati si rifiutarono e furono sottoposti alla decimazione, ovvero un soldato ucciso ogni 10 che erano nella fila, e questo fu fatto più volte per anche in questo caso Maurizio, il loro capo e il sacrificio di Maurizio. Ritratto in un bellissimo quadro di El Greco che è custodito nel convento dell'Escurial nei pressi di Madrid. Ebbene, questa è una piccola storia per quanto riguarda Maurizio. Ed ora guardiamo come sempre le previsioni del tempo, giriamo la grafica e vediamo la piantina della regione Marche. Ecco, abbiamo sole e nubi contemporaneamente, il che vuol dire che il tempo è variabile con locale instabilità nelle aree interne verso l'Anconetano dove non si esclude anche qualche piovasco. Da noi ci dovrebbe essere il sole, ma insomma è un sole che non ha la forza dei giorni scorsi, è un, fiore un, po', è un sole un po' pallido ecco, quello che abbiamo. I venti sulle coste da una direzione di sud-est, mentre nell'entroterra in modo più particolare da sud. Le temperature continuano a essere piuttosto gradevoli. 22 la minima e addirittura 31, dicono le previsioni, la massima. E questo è per quanto riguarda le prime notizie. Ora apriamo il giornale, il Corriere Adriatico, e vediamo l'apertura. L'apertura è simile anche nel resto del Carlino perché si parla di lavori pubblici. L'autunno è cominciato ieri, è una stagione, sarà una stagione molto intensa. Per quanto riguarda l'esecuzione di molti lavori programmati dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, ne ha parlato ieri l'assessora Barbara Brunori che sta veramente facendo il rush finale verso la fine del mandato, c'è ancora poi tutta la primavera ovviamente del 2024, ma il 31/12 sarà una data eh, conclusiva per molti interventi che al momento sono in atto. Ebbene, Barbara Brunori ha annunciato che il quartiere di Sant'Orso sarà oggetto di importanti interventi. Innanzitutto sarà applicata una zona 30 km, una zona 30 che coinvolge le vie Bellandra, Sant'Eusebio, Galileo Galilei e Magalotti. Inoltre su via Sant'Eusebio eh, Sant sta per essere iniziato il proseguimento della pista ciclabile. E poi con la realizzazione di autobloccanti, di un attraversamento rialzato di grandi dimensioni e nell'incrocio con Via Bellandra, dove purtroppo non sono mancati gli incidenti, ci sarà anche una nuova rotatoria. Altri interventi riguardano il Vallato, dove, tra, dove la prossima settimana interverranno gli studenti del Liceo Artistico Apolloni per fare il loro, il loro murale dopo che. Eh, il, il muro eh, de, che costeggia appunto il sottopasso è stato lordato pochi giorni dopo la sua ridipintura. A Ponte Sasso è previsto a fine settimana la fine dei lavori per, per eh, il miglioramento della sezione idraulica di Rio Crinaccio. Nel parco dell'aeroporto è partito il cantiere per la ristrutturazione della casa del custode che coinvolge che interesserà il rifacimento del tetto, poi anche molti lavori di ristrutturazione interna. Intanto è stato dato l'ultimatum alla ditta che dovrebbe finire di realizzare il secondo e terzo stralcio del parco dell'aeroporto dopo il 31-12 di quest'anno. Se i lavori non saranno finiti si rescinde il contratto, ma speriamo che questo non accada perché poi i tempi si dilungheranno ulteriormente. Inoltre la prossima settimana si inizierà a stendere la nuova pavimentazione di Piazza Marcolini. E qui vediamo nella fotografia Piazza Marcolini nel pieno dei suoi lavori. Piazza Marcolini dovrebbe così concludersi con il rifacimento appunto della pavimentazione, poi si darà mano anche alle aiuole e agli elementi di arredo entro il, il eh, dicembre di quest'anno. E poi abbiamo anche i lavori che procedono su via su Piazza Rosselli, vicino alla Bella Napoli, eh, che alla metà, prima della metà di ottobre dovrebbero essere terminati per poi proseguire verso Viale Battisti, dove ci sarà una viabilità a senso unico alternato per tal modo di ristrutturare e di tutta la via che dal centro storico, dalla stazione, conduce verso il Lungomare. Quindi una serie di lavori importanti. E intanto ieri in Piazza 20 settembre nell'ambito della settimana europea della mobilità compatibile è stato sottoscritto virtualmente, così con una stretta di mano, un protocollo tra diverse aziende che operano nella zona industriale di Bellocchi. Capofila è la Tecfem. Ne fanno parte poi diverse aziende, aziende la Profilglass poi ci sono anche istituzioni pubbliche come il comune di Fano, l'ASET, associazioni come Forbici, Fano Center, insomma sono diverse le aziende. Che cosa si propongono tutte insieme? Si propongono di eh, cambiare la modalità di accesso dei dipendenti, sono tantissimi, sono migliaia quelli che lavorano in queste aziende, pensate solo alla Profilgaz che ha circa mille dipendenti, eh, cambiare la modalità di accesso nella zona industriale, cioè cercare di eliminare il maggior numero possibile di auto. E per questo si cerca di incentivare la mobilità del trasporto pubblico, di istituire magari una navetta elettrica che può fare il giro appunto, eh, per accogliere molti, molti dipendenti, piste ciclabili, eh, biciclette e via dicendo. Un impegno questo serio per riqualificare eh, soprattutto l'ambiente la, e la salubrità dell'aria. A lavoro in bici e autobus, protocollo firmato, l'impegno di Tecfem, Profilgras, Fano Center con gli utenti pubblici in questo articolo. Sull'articolo di spalla invece abbiamo un lutto. Si è spento all'età di 65 anni purtroppo Graziano Busca. Graziano Busca è stato un consigliere comunale nella seconda giunta a Carnaroli, è stato vicepresidente dell'azienda Trasporti di Fano, era un socialista, era iscritto al Partito Socialista, uomo di una grande curiosità, ha detto il sindaco esprimendo il suo cordoglio, si è sempre contraddistinto per uno spirito critico e riflessivo, ha ricordato Massimo Seri. E qui vediamo la foto appunto di Graziano Busca che si è spento a 65 anni. Giriamo pagina, vediamo eh, una uh, seconda apertura. Sul Corriere Adriatico, dedicato a un consuntivo del jazz, una delle fonti di attrazione più importanti della città di Fano dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista culturale in senso lato. Ai nostri concerti 43.000 spettatori, ha dichiarato il direttore artistico Adriano Pedini. I due festival sostengono il turismo. Pedini, e, quali sono i due festival innanzitutto? Sono il Fano Jazz by Desi e Terre Sonore, che si estende un po' anche su tutto l'entroterra. Turismo, promozione del territorio e jazz, un rapporto che, dati i dati finali dei due festival, eh, indicano una progressione. Per restare in termini musicali lo si potrebbe definire un crescendo, tanto così, per usare un termine usato dai musicisti, tutto ciò nonostante una congiuntura complicata che moltiplica i costi di un evento particolare. Comunque il risultato, nonostante l'aumento dei costi, è stato veramente gratificante per la forza di incisione che questi due eventi hanno così determinato nelle presenze. Del nostro territorio e anche, soprattutto, nella vivacità eh, nel programma delle manifestazioni che si svolgono nel, dalla costa all'entroterra. Passiamo a Sant'Angelo in Vado. A Sant'Angelo in Vado, abbiamo parlato ieri di questo sversamento in uno dei contesti ambientali più belli del fiume, del fiume Metauro, ovvero la cascata del Sasso. Allora la pozza è diventata a un certo punto scura, non si sapeva qual era l'origine di questo inquinamento. Oggi sui giornali lo si attribuisce al mancato funzionamento del depuratore di una ditta e questa ditta, secondo gli accertamenti dell'Arpam, si è subito data da fare per cercare di riparare il guasto. La stessa ditta ha immediatamente chiamato i suoi tecnici per verificare quello che è accaduto e risanare il problema. Probabilmente si tratta di fanghi generati dal consumo della pietra pomice. Questa è un po' il, eh, la causa della colorazione che, assunto che hanno assunto queste acque. Tiriamo ancora la pagina, siamo sul Valcesano a San Costanzo. Brutta sorpresa per coloro che aspettano un alloggio popolare e purtroppo lo aspettano da diverso tempo. Che cosa è accaduto? È accaduto che la Corte Costituzionale ha bloccato la legge regionale. Che intimava che si poteva concorrere ad un alloggio popolare soltanto coloro che da cinque anni risiedevano nella nostra regione, cosa che è stata dichiarata illegittima appunto dalla Corte. Case popolari stop al bando, quindi, come conseguenza, il sindaco Filippo Sorcinelli è stato costretto ad arrestare il bando, il quale chiede chiarimenti. Eh, però insomma prima che questa legge eh, non venga rifatta sarà difficile poter riavviare il tutto Un articolo di cronaca Estorsione alla madre, un 22enne si pente Era un ragazzo che con diversi, diversi trascorsi Purtroppo con la cronaca aveva precedenti per furti e resistenza pubblico ufficiale l'ultimo un paio di settimane fa a Pergola quando era stato sorpreso a rubare una bicicletta da un carabiniere che si era affacciato appunto sul balcone e lo aveva eh, individuato. Ebbene questo ragazzo eh, era intervenuto più volte con insistenza nella casa della madre chiedendo soldi, poi la madre non glieli dava, lui aveva minacciato di andargli a chiedere alla nonna. La mamma a un certo punto esasperata ha dovuto chiamare i carabinieri il ragazzo è stato, ha reagito anche in maniera in consulta eh, quando è stato arrestato quindi non è che si sembrava molto molto sottomesso però di fronte al giudice si è mostrato pentito e ha detto che non proseguirà più su questo cammino su questo itinerario quindi il giudice lo ha rimesso in libertà con eh, eh, con il divieto di avvicinare la madre, almeno, almeno quello. Vediamo anche la pagina di Senigallia, la pagina di Senigallia. Senigallia piange un bambino, purtroppo, vittima di un incidente stradale. Si tratta di Francesco, lo vediamo qui in questa fotografia. Ebbene, un incidente stradale terribile e... che ha destato grande, grande commozione. Rose Palloncini è un ossacchiotto. Addio Francesco eri uno di noi. Strazio nella scuola che frequentava il bambino, il bambino aveva dieci anni, è stato investito in bicicletta. La preside ha dichiarato: Siamo distrutti dal dolore. Ancora non ci sono i funerali, perché mh, la giustizia deve ancora uh, consegnare il, il corpo del bambino ai genitori. Comunque, ieri è stata organizzata una fiaccolata partendo da piazza Amalfi per passare poi davanti al luogo dell'incidente fino ad arrivare alla chiesa dove alle 21, alle 21 è stata tenuta una veglia. L'ha annunciato nel tardo pomeriggio il gruppo 6 di Marzocca, se un insegnante di Francesco si tratta di Ilaria Ramazzotti. Qualche, page, qualche articolo che riguarda Pesaro, l'apertura dedicata al capoluogo e dedicato al turismo in merito alle dichiarazioni del sindaco Ricci che aveva così cercato di allungare la stagione turistica. Siamo ormai nell'ultima decade di settembre, siamo vicini a ottobre. Il sindaco tenta di destagionalizzare, ma in realtà dice che i turisti non ci sono più, dicono gli operatori. Destagionalizzare, ma si è ancora in nebbia sulla capitale del 2024, non si è ancora un programma di eventi, non ci sono ancora strutture pronte a raccogliere tanti turismi e gli albergatori sono molto, molto critici con l'amministrazione comunale, Mancano le strutture. La soluzione sarebbe quella dello sport, congressi oppure la Vitri e Arena sempre aperta. Ci sono diverse dichiarazioni in questo senso, vediamo. Paolo Campagnoli ci vogliono più numeri per lavorare, quasi in pareggio. Marco Filippetti, non è un hotel a fare destinazione a trarre visitatori, insomma non è un caso, non è una rondine che fa primavera. Roberto Gasperini, niente prenotazioni né di gruppi né last minute, siamo veramente desolati. Mentre Fabrizio Oliva replica senza venti, senza contenitori, non si procede e qui la palla ripassa all'amministrazione comunale. Qui vediamo ancora il sindaco Matteo Ricci, i turisti amano settembre e bisogna mutare la mentalità, purtroppo però c'è il problema delle scuole che frena le famiglie ad andare in vacanza. Allungare la stagione si può ma serve più concertazione. Lo dicono i paso, truffelli e fazzi che puntano il dito contro la scarsa offerta della città. E poi vediamo un articolo che riguarda la sanità provinciale. Eh, è una dichiarazione del presidente dell'Ordine dei Medici della provincia, Battistini, ecco lo vediamo qui nella fotografia. Parla soprattutto di medicina generale che è vicina al tracollo. Eh, mancano i medici, insomma la struttura non funziona. Però ci sarebbero scelte in grado di farla eh, riqualificare. Il presidente dell'ordine chiede personale di studio e parità di condizioni per le nuove leve. Insomma, c'è un medico che in tre giorni guadagna quanto guadagna un eh, medico del servizio pubblico eh, in un mese e, e questo ovviamente fa una grossa differenza. Medicina generale: un grande malato. Non usa mezzi termini il presidente Paolo Maria Battestini parlando di un tracollo addirittura all'orizzonte. I nodi sono tanti a partire dalla carenza di medici alla questione degli stipendi e dell'attrattività della professione verso i giovani. C'è una grande difficoltà ad accedere all'università e poi c'è un lungo iter di studi da compiere, 5 anni per quanto riguarda la laurea, altri cinque anni per la specializzazione, poi i concorsi via dicendo. Insomma, una carriera che non è facile. Villa Cecolini, il cantiere è bloccato: 82 alloggi sociali slittano di tre anni, circa 70 famiglie ammesse non possono entrare, la ditta ha sospeso i lavori e non firma i contratti. I lavori hanno avuto una battuta d'arresto per la crisi che sta attraversando tutta l'adilizia del nostro territorio e il Comune si trova costretto a sospendere, almeno per il momento, il via libera alla graduatoria. Questo è un problema che purtroppo sarà difficile a risolversi. Vediamo anche la pagina di Urbino. L'apertura è dedicata ad un appuntamento eh, programmato dalla Università. Si tratta del Career Day. Presenti 56 imprese, l'università promuove i laureati, si arricchisce di iniziative l'incontro di ottobre con potenziali datori di lavoro. Ecco che l'università non pensa soltanto a concludere il corso di studi per i suoi studenti ma si occupa anche di ricollocarli poi nei posti di lavoro e questa poi è la finalità di tutti coloro che intraprendono il corso di studi. In arrivo dunque l'appuntamento dell'Università di Urbino che mette in contatto laureati e laureandi con il mondo del lavoro, una intermediazione molto molto interessante. Vediamo ora il resto del Carlino. Vediamo anche qui. L'articolo che riguarda i lavori pubblici, la foto è quella dell'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, strade sicure, sottopassi da ripulire, da ripulire ciclabili ed efficientemente energetici. L'assessore Brunori, l'ultimo chilometro è quello più duro ovviamente perché si... Concretizzano tutti i procedimenti che sono stati avviati durante l'attività amministrativa. E poi, ieri è stata presentata anche questa bella manifestazione che si svolge ogni anno. Si tratta di Fano Ifano Fiorisce, che dà un aspetto a tutto l'ambiente del Pincio, il maggiore ingresso della città. Uh, in una scenografia meravigliosa devo dire perché con tutti i fiori che vengono stesi sembra proprio un tappeto uh, da porta maggiore verso l'arco di Augusto poi ancora verso via delle rimembranze che dà un'idea di una Fano molto 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 bella eh, Fanno Fiorisce è stata rinviata doveva svolgersi in questa settimana ma è stata rinviata la prossima settimana perché insomma questa settimana si prevede maltempo mal tempo e non si vorrebbe che questa bella manifestazione durasse pochissimo perché poi con la pioggia insomma la gente non arriva e la novità di quest'anno è che alla esposizione di una ventina di vivaisti e di fiorai si associano anche tanti tanti concerti eh, svolti in diverse parti della città con il contributo dell'orchestra filarmonica, con l'orchestra sinfonica anche, scusate, Rossini di Pesaro, quintetti, quartetti, ottoni, insomma c'è cioè, di che è bel eh, soggiornare in una visione bella dal punto di vista estetico, ma anche gradevole dal punto di vista musicale. Fano fiorisce, comincia giovedì prossimo e si prolunga per tutto il prossimo fine settimana. Ed ora vediamo una intervista, una intervista che Anna Marchetti ha fatto ad un candidato alle prossime elezioni comunali. Si tratta di Giuseppe De Leo, il quale dice risvegliamo la bella addormentata. Il candidato sindaco che si presenterà domenica al Masetti illustra il suo programma Rilanciare la città dopo anni in cui si è fatto poco, ha detto. E per, qua, e per quanto riguarda la strada di Cimarra, che è uno dei temi più dibattuti in questo ultimo periodo, la sua posizione è questa. Penso che non ci sarà, lui dice, un'ulteriore proroga dei 20 milioni di euro. Che faremo tuttavia di tutto per recuperare, se non c'è la proroga di 20 milioni di euro, ovviamente il prolungamento della strada di Gimarra non si farà. Lui dice che farà di tutto poi di recuperare questi 20 milioni e destinarli alla viabilità di Fenile e a quella di Fano Sud, e poi parla del futuro di ASET, parla del piano regolatore generale. Insomma diverse le prese di posizione per quanto riguarda un programma che viene sostenuto, che, che insomma si riferisce al centro-destra, non dico che viene sostenuto, perché poi sono anche altri candidati. Marotta omaggia le tradizioni con il piano Marina Country Fest, verrà realizzato un allestimento campagnolo per raccontare e rivivere le feste di una volta. Marotta è pronta al decollo. Per una nuova coinvolgente manifestazione si tratta appunto della Piano Marina Country Fest in programma per domani domenica proprio nel quartiere di Piano Marina. Un evento alla sua prima edizione organizzato dal Circolo Acri con il patrocinio del comune e la collaborazione delle, dei, della, delle tradizioni locali guidate da Raffaele Tinti. Insomma è prevista anche diverse attrattive per animare questo mese di settembre che sta guidando verso l'autunno. E per quanto riguarda invece Urbino, il laurana scelto per gli studi biomedici, il liceo Urbinate rientra nella sperimentazione nazionale per potenziare la formazione scientifica, riguarderà i ragazzi del triennio. Non solo il laurana eh, di Urbino, ma ci sono anche i licei di Fanu che vengono scelti per quanto riguarda la preparazione per tutti coloro che poi intendono una volta superata la maturità e tentare la carta dell'università di medicina, avere dei prodromi, avere delle informazioni, delle nozioni già al liceo facilita appunto questi ragazzi ad intraprendere la carriera medica. Vediamo che siamo ormai vicini alla conclusione, eh, siamo ancora nell'entroterra. Parliamo di Apecchio, Mercatello, e, me, me, eh, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace, perché sono i centri che verranno attraversati da un grande gasdotto. E questo gasdotto, che deve essere realizzato, desta un po' la preoccupazione dei residenti, perché se accade un terremoto, e sappiamo come la terra in questi giorni è molto ballerina, che cosa potrebbe accadere, accadere ad un gasdotto in piena funzione? E questo è il punto interrogativo che desta preoccupazione appunto in queste località. A Montefelcino torna la festa dell'uva. Oggi a Montefelcino prende il via la quindicesima edizione della Festa dell'Uva. La festa non può che coincidere con l'arrivo dell'autunno, perlomeno quello astronomico. E si deve al lavoro e all'impegno dell'Associazione Meraville eh, che l'appuntamento si dilunga su tre giorni, da oggi fino al 24 di settembre. Concludiamo con un articolo di cronaca falso fruttivendolo, scippa un anziano, è stato arrestato. Pensate, un paio di cassette di pesche rischiavano di costargli 450 euro. E questa è infatti la cifra che un 35enne, che poi era già noto alle forze dell'ordine, spacciandosi per un falso fruttivendolo, ha scippato il 19 scorso. 19 settembre scorso un anziano ultra-ottantenne, dopo mezz'ora però è stato arrestato dai carabinieri molto molto efficienti. E questo per il momento è tutto, abbiamo terminato la nostra rassegna stampa, chiudiamo i giornali dandovi appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera, per Occhio alla notizia il TG di Fano TV e per domani alla rassegna stampa alle ore 7. Grazie per l'ascolto, risentirci.